Evangelo di Giovanni, capitolo 5, dal verso 1, Dio voglia parlare al nostro cuore. Che Dio voglia continuare a consolarci per mezzo della sua parola. Dopo queste cose, capitolo 5 di Giovanni, dal primo verso, dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi e di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua, perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento, e il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù, veduto che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi guarire? L'infermo gli rispose: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca, e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quell'istante quell'uomo fu guarito e prese il suo lettuccio e si mise a camminare. Fin qui la parola del Signore. Accomodatevi, fratelli. Ora, se avete notato, fratelli, Gesù non opera assolutamente per mezzo dell'acqua, anche se negli Atti degli Apostoli scopriamo che il Signore usava modi e manieri attraverso i suoi apostoli, sia per la predicazione dell'Evangelo quanto ancora per la guarigione. Addirittura gli asciugamani che usavano, praticamente ponevano sugli apostoli, avevano gli apostoli, li ponevano sugli infermi, questi guarivano. Addirittura si parla dell'ombra degli apostoli, quando camminavano portavano guarigione. Tutti sappiamo però che non è né l'asciugamano, né tantomeno l'olio, né tantomeno il lembo della veste, ma tutti sappiamo che la guarigione non viene dalla materia, ma è divina ed è spinta praticamente dalle virtù divine. Cristo Gesù guarisce. Anzi, vi dico di più, nemmeno la fede guarisce. La fede è quel tramite che permette al Cristo di operare nella nostra vita. La fede è il ponte, cioè il mezzo della comunicazione, per mezzo della preghiera naturalmente. La fede è quella che ci dà la possibilità di stare vicino al Signore, di permettere al Signore di operare nella nostra vita. E l'era dei miracoli non è finita, fratelli. Noi, perdonatemi, non è assolutamente un affronto, né tantomeno è una critica. Sto predicando il messaggio dell'Evangelo e lo predico a me e a voi. Ma spesso, fratelli, anche biblicamente abbiamo degli esempi dove persone sono pronti a tenersi i problemi, a mantenersi sicuramente, tranquillamente, possiamo dire, virgolettato, nella sofferenza, pur di fare un passo di ubbidienza e di fede. E magari si giustifica che forse il Signore non vuole guarire, forse il Signore magari ha un piano diverso. Se vi ricordate Naaman, la Bibbia dice che gli fu detto più di una volta che il Signore era potente a guarirlo. Gli fu detto prima di tutto da una fanciulla, poi gli fu detto dal servo mandato dal profeta, e gli fu anche detto dal suo servitore, da un suo subalterno. Tuttavia per ben tre volte questa persona, quest'uomo, aveva avuto questo messaggio che Dio è potente nel guarirlo, e tuttavia la Bibbia dice che quest'uomo a primo impatto voleva mantenersi la lebbra pur di poter
piegarsi dinanzi al Signore. Lungi da noi la pigrizia o la comodità che magari ci impedisce di cercare la faccia del Signore. Però vi dico, fratelli, che ci sono uomini e donne che addirittura per ricevere una guarigione o ricevere una virtù da parte del Signore sono capaci di fare chilometri a piedi, spendono addirittura diverse migliaia e migliaia di euro pur di vedere il loro corpo o il loro problema, gloria al Signore, risolto, guarito. Ci sono uomini che fanno penitenza, sacrifici. Sappiamo bene che il Signore non vuole né penitenza né sacrificio, né tantomeno vuole che si faccia pellegrinaggio. Dio quello che vuole è semplicemente l'ubbidienza. Ma non deve essere per niente escluso l'impegno costante di questi. Va apprezzato l'impegno, un po' come la parabola del fattore infedele, che non fu praticamente molto gradito quello che fece. Tuttavia Gesù in quella parabola lo loda, ma non perché è infedele, perché si è impegnato a salvaguardare il suo mantenimento. Dio benedice, fratelli e sorelle, quelli che si impegnano. Vedete, quest'uomo era da 38 anni infermo sotto i portici e lui era impegnato, era lì, fermo, aspettava. Molto probabilmente gli altri se ne andavano a casa, ma lui era lì, pronto per aspettare il momento che le acque si agitassero affinché potesse avere questa opportunità di tuffarsi nell'acqua e così venirne fuori. C'è un impegno, c'è una costanza. C'è semplicemente, fratelli, una determinazione, un desiderio. Io vorrei fare due domande in uno, gloria al Signore. Quando siamo disposti, materialmente parlando, a pagare, non parlo di euro o di denaro, a pagare affinché Dio possa intervenire spiritualmente nella nostra vita? Cioè, quanti di noi siamo disposti, o che cosa noi siamo disposti a fare per poter ricevere dal Signore una certa cosa che gli stiamo chiedendo? Quello che io desidero mettere in evidenza, e lo metterò con l'aiuto dello Spirito Santo brevemente, è proprio questa verità. Quando siamo disposti veramente a pagare o a impegnarci perché il Signore possa guarire o risolvere i nostri problemi? Premetto che tutto ci viene per grazia, ma questo non significa che la grazia non costa nulla, costa il sacrificio di Gesù. È vero, qualche teologo, leggevo da qualche parte, che qualche teologo diceva che in questo caso, gloria al Signore, quest'uomo che viene guarito non ha esposto il desiderio di guarigione al Signore, ma poneva la sua fiducia nell'acqua. Ma fratelli e sorelle, noi sappiamo che senza fede è impossibile piacere a Dio, e tutto si riceve per grazia mediante la fede. E anche se non è espresso in un modo evidente, ma è significativo dal testo che abbiamo letto, che quest'uomo, il fatto che stava lì, il fatto che era presente lì, il fatto che non se ne andava, il fatto che desiderava tuffarsi nell'acqua, il fatto, gloria al Signore, che egli stesso desiderava essere guarito, ci viene a dire che c'era in lui un impegno costante per ricevere la benedizione del Signore. Quanti siamo disposti a ricevere quanto abbiamo chiesto? Ma quanto siamo disposti a pagare il prezzo dell'ubbidienza per ricevere quello che Dio ci ha dato? Naturalmente, fratelli e sorelle, la parola di Dio ci insegna che tutti quelli che vogliono ricevere da parte del Signore devono essere impegnati costantemente. Tenete presente che la manna veniva dal cielo, nessun israelita andava praticamente a procurarsi la manna gli cadeva dal cielo, ma ogni israelita però doveva ogni mattina puntualmente alzarsi, andare lì nel campo, raccogliere la manna e cibarsi per il giorno, cioè per quel giorno, quotidianamente. Se qualcuno magari furbamente ne prendeva qualcosa in più, la Bibbia dice che diventava infermita, cioè si inferniva, e quindi emanava anche tedore, non si poteva tenere passato quel giorno. E anche qui noi vediamo una costante, un costante desiderio
di uomini che volevano sopravvivere e ne approfittavano della misericordia del Signore che mandava la manna dal cielo. La stessa cosa con le guaglie, non è che le guaglie scendevano dal cielo e andavano direttamente, gloria al Signore, nella pendola dei filtratisti, ma questi dovevano andare a prenderle, poi dovevano ucciderle e di conseguenza pulirle e cucinarle, poi mangiarle se potevano sopravvivere. In realtà, fratelli e sorelle, anche qui noi troviamo, come in tanti casi, che tutti quelli che vogliono ricevere la benedizione del Signore, che è per grazia, non per merito, devono mostrare un impegno. E vi dico già in anticipo che per quanto possiamo impegnarci e mettere tutte le nostre forze, le nostre sostanze per ricevere la benedizione di Dio, non sono insufficienti dinanzi a Dio perché esso opera. Tuttavia, proprio perché Dio è buono ed è misericordioso e ci fa grazia, vedendo il nostro desiderio, calerà la sua benedizione, risolverà il problema e ci guarirà se noi veramente abbiamo il desiderio di essere guariti. C'era un impegno, c'era una costanza, c'era una determinazione in quest'uomo. Ma, fratelli, tuttavia, nonostante che c'è l'impegno, la costanza e la determinazione, quest'uomo in un modo particolare viene in un certo senso scoperto dal Signore. E io qui voglio soffermarmi per qualche minuto. Quando noi ci troviamo davanti a delle esigenze, non possiamo non permettere alla parola di Dio di parlare al nostro cuore, perché la parola del Signore è quella che scopre la nudità del nostro cuore, ci istruisce, ci educa e ci dà di quanto abbiamo bisogno. C'è una parola, un'affermazione. C'era un uomo, dice, che da 38 anni era infermo. Gesù, vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse: vuoi essere guarito? Vedete, fratelli, questa affermazione determinata. Vuoi essere guarito? Ora la domanda che io mi pongo e vi pongo: chi stava guarendo, chi ha fatto la domanda, non è un uomo qualsiasi, ma è Gesù, è Dio. E chi più di Gesù poteva sapere se quell'uomo voleva o non voleva essere guarito? Chi più del Signore sa se noi vogliamo o non vogliamo essere benedetto? Tuttavia, ci viene fatta una domanda: vuoi che il tuo problema sia risolto? Vuoi avere la guarigione dalla tua malattia? Vuoi praticamente essere benedetto? Ci viene fatta una domanda. E se noi abbiamo, fratelli e sorelle, dei sentimenti buoni, e io credo che tutti ce l'abbiamo per grazia di Dio, allora il Signore non tarderà a benedirci. Tuttavia, in quest'uomo c'erano delle divergenze da quello che era il pensiero del Signore. La prima era proprio questa. Lui pensava che non aveva nessuno che la rifasse. Infatti risponde e dice: Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi mette nella vasca e, gloria al Signore, vengo guarito. Mentre io lo faccio, un altro prima di me, più precoce, lo fa e viene guarito. Io non ho nessuno. Vedete, fratelli, questa è la prima condizione che noi dobbiamo bandire dalla nostra mente. Gesù questa mattina dice: vuole avere la soluzione dei tuoi problemi? Vuoi avere la guarigione del tuo corpo? Vuoi essere benedetto? Vuoi ricevere il battesimo nello Spirito Santo? Qual è la tua risposta? Signore, io non ho nessuno che prega per me? Signore, io non ho nessuno che mi sostiene? Qual è la risposta? Signore, i miei amici che mi hanno portato qui sotto a questi vortici si sono scocciati e se ne sono andati. Qual è la nostra risposta? Signore, non ho forza e quindi chi mi doveva aiutare? Non c'è più, non ho nessuno. E questa è la nostra risposta, fratelli. Chi ci fa la domanda è il Signore. Vuoi avere la soluzione dei problemi? Vuoi essere veramente aiutato? Quindi, fratelli, la prima cosa che noi dobbiamo bandire dalla nostra mente è questa. Quando noi ci sentiamo soli, il pensiero di non aver nessuno accanto a noi, il pensiero, gloria al Signore, di non essere aiutato da nessuno, non è vero, fratelli, nessuno ti potrà aiutare, e questo è vero materialmente parlando. La Chiesa può pregare per te,
i fratelli possono pregare per te in chiesa e a casa. Gloria al Signore, il pastore